Assunzioni a tempo indeterminato in forte crescita, soprattutto grazie alla norma contenuta in legge di stabilità sugli sgravi contributivi. Nei primi 9 mesi dell'anno i contratti stabili sono cresciuti di 469.000 unità al netto delle cessazioni. Il contratto a tempo indeterminato deve sempre di più caratterizzare l'occupazione e le assunzioni, quindi mi pare che stiamo andando nella direzione giusta. Ci sono certamente i vantaggi fiscali della finanziaria e gli sgravi contributivi, ma diciamocelo, c'è anche per fortuna un po' di clima economico positivo che in Lombardia si sta sentendo, in vari settori anche manifatturieri, e che permettono appunto di guardare le assunzioni con un po' più di speranza. Ora questo segnale va assolutamente consolidato e quindi noi dobbiamo fare in modo che a partire dal prossimo anno gli sgravi che saranno rivisti dal governo non vengano visti come un passo indietro, ma la conferma del fatto che assumere a tempo indeterminato è più vantaggioso che assumere in altri modi. Dobbiamo far sì che i giovani possano entrare con forme di apprendistato, chi perde il lavoro possa ricollocarsi e si riesca a dare un risultato appunto di contenuto e di equilibrio, recuperando quella precarietà che è stata negli ultimi 20 anni un male che abbiamo dovuto gestire. La crescita dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è legata soprattutto all'esonero triennale dei contributi previdenziali per le assunzioni stabili fatte quest'anno. Tra gennaio e settembre hanno usufruito del beneficio oltre 906.000 lavoratori, il 55% degli assunti a tempo indeterminato nel periodo.